Vi leggo un dispaccio trasmesso con i segnali dell'urgenza dall'agenzia ANSA. Secondo quanto si è appreso da fonti mediche, c'è stato un ulteriore peggioramento delle condizioni di salute del Papa e il suo cuore sta cedendo. Ve la leggo per diritto di cronaca, visto anche la provenienza, ma questo, ripeto, deve lasciarci comunque prudenti dopo la rincorsa che c'era stata nella giornata di ieri. Gli approfondimenti e i chiarimenti spero anche su questo punto dopo una breve interruzione pubblicitaria. Pane San Carlo, morbidissimo. Sempre vicini a te. È facile. Scusate, è arrivata la notizia che il Papa sarebbe morto. La notizia, la fonte è? Tre Stelle ANSA. Tre Stelle ANSA. Il Papa è morto. Io vi prego di alzarvi, per favore, per un momento di raccoglimento e per chi crede un momento di preghiera. L'aspettavamo, ma quando arriva è dura. Mentre ricordavamo il Papa con queste immagini, i ragazzi qui sono scoppiati a piangere. Scusate, prego. Il Papa non è morto, il Papa è nei nostri cuori, quindi Cristo è vivo. Noi siamo cristiani e quindi lui vuole questo da noi. Cristo non si è fermato alla morte, c'è stata la risurrezione che abbiamo festeggiato da poco. Allora, consoliamoci, è andato in un posto più bello di Colonia, dai ragazzi, consoliamoci così. A Colonia lo vogliamo, noi abbiamo lanciato il progetto 5 milioni a Colonia, saremo tantissimi da tutto il mondo e lo faremo in ricordo del nostro Papa Carol. E saremo ugualmente, sarà sempre una giornata mondiale dei giovani importante e daremo da oggi in poi voce noi a tutto ciò che Giovanni Paolo II ha detto e ha fatto, saremo la sua voce. Lo amaremo per sempre. Grazie ragazzi. Collegamento con Piazza San Pietro. Fabio Zavattaro, è arrivata anche lì la notizia, immagino? Sì, ci dovrebbe essere anche una dichiarazione del portavoce Vaticano, che purtroppo, essendo qui, non posso verificare direttamente, ma comunque volevo soltanto dire in aggiunta le cose che ho sentito dire da quella ragazza lì nello studio. C'è un passaggio nella lettera agli anziani di Giovanni Paolo II che forse vale la pena di ricordare, quando lui alla fine cita il momento del passaggio e dice, non parla di morte ma dice del passaggio di vita in vita. Credo che questo sia
la cosa che lui avrebbe voluto si dicesse. Per Fabio, lui. Scusami, come è arrivata la notizia sulla piazza? L'avete data voi giornalisti? La notizia sulla piazza probabilmente, ma io sono un po' lontano dalla piazza, dovrebbe averla data il cardinale Sciocca che conduceva questa veglia di preghiera e che adesso stanno recitando, questo lo sento bene, l'Ave Maria, hanno cominciato a recitare le preghiere, probabilmente è stato lui a dare questo messaggio, perché la frase, mi stanno adesso dicendo le persone che sono qui vicino, esordito dicendo accompagniamo il Santo Padre. Questa è la frase che ha detto il cardinale Sciocca e che io posso soltanto riferirvi in questo momento. Però vi dico, c'è una nella mia casella di posta c'è una dichiarazione del portavoce Vaticano e quindi penso che sia questa poi la... Momento, sentiamo Filippo Gaudenzi che è in un altro punto più vicino del tuo. Gaudenzi? Sì, Bruno, eccomi Bruno, guarda, il segnale è stato purtroppo questo. Se gira la camera, si è accesa a un certo punto la luce nella stanza privata del Papa, quello è stato il segnale. C'è stato un minuto di silenzio e poi il Cardinale ha detto accompagniamo Giovanni Paolo II nel suo cammino. Questo avevamo, è stato il segnale. Avevamo notato anche noi, avevamo notato anche noi, proprio prima di annunciare quella breve interruzione pubblicitaria, che si era accesa un'altra luce, ma siccome ieri sera c'è stato anche questo via vai di persone che si spostavano, non siamo riusciti ad interpretarla come... La luce dell'appartamento privato del Papa non si era mai accesa. Scusa Filippo, vi leggo io il dispaccio, il comunicato del portavoce del Papa. Il Santo Padre è deceduto questa sera alle ore 21:36. Nel suo appartamento privato. Si sono messe in moto tutte le procedure previste nella Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis, promulgata appunto da Giovanni Paolo II il 22 febbraio del 96. La certificazione della morte è stata fatta secondo il rituale, appunto, rituale peraltro ritoccato e rivisto quasi 10 anni fa proprio dallo stesso pontefice, è stata fatta dal cardinale camerlengo Eduardo Martinez Somalo, cardinale spagnolo, questo vale sia per la tradizione che per la prassi vaticana, è stato coadiuvato da un vice, da alcuni assistenti e a questo punto un secondo funzionario, anche qui secondo un rituale ancora più antico, il maestro di camera ha sfilato l'anello del pescatore dal dito del pontefice e in quel momento il regno di Karol Wojtyła si è chiuso definitivamente. L'atto seguente è stato quello della redazione di un verbale di quanto è avvenuto, si tratta appunto della certificazione indispensabile, senza la quale non si può procedere all'elezione del successore. Il camerlengo ha dato quindi contestualmente la notizia della morte del decano del Sacro Collegio e al cardinale Ratzinger e al cardinale vicario, il cardinale Ruini. Questo poi il momento in cui le campane di San Pietro e di tutte le chiese hanno cominciato a suonare per dare al mondo la notizia della morte del Papa. Appena avremo anche da Cracovia, non so se riusciremo a sentire la campana, il Sigismondo, e sentiremo se anche lì suona la campana per dare ai polacchi e concittadini di Karol Wojtyła la notizia della sua scomparsa. Gaudenzi? Eccolo. Sta suonando la campana qui in piazza San Pietro. Se potete sentire i rintocchi, è stato dato l'annuncio ufficiale qui nella piazza. C'è stato un momento di grande commozione, poi è stato intonato il Salve Regina e la campana poi ha suonato a morte. Tutta questa procedura è durata pochi minuti. È durata pochi minuti perché il Papa è morto alle... Che emozione a riguardare quelle finestre accese adesso, quando... Sappiamo che lui non c'è più. Allora, il Papa è morto alle 21:37, noi abbiamo dato la notizia alle 21:52.